Bella ragazzi, qui è Pix Gamer. Mi raccomando, iscrizione al canale, iscrizione a sto cazzo di canale. Dai, su, per favore. Tresina Juventus, risultato di 0 a 1. Che schifo, che schifo, che schifo. Vincere 1-0 cagato contro una squadra di Lega Pro. Mamma mia che schifo. Mamma mia che schifo. E sabato andiamo a giocare a Parma al Tardini. E io da tifoso sono molto preoccupato. Ma molto preoccupato. La dico subito lunga, eh? La dico subito lunga. A me la squadra mi è piaciuta. I miei due migliori in campo sono stati Dalla Scosta e Dybala. E anche Betancourt con l'entrato. Il resto proprio uno schifo, uno scempio. Sono molto preoccupato. Io non so questi pseudo tifosi juventini cosa c'hanno nella testa. Ok, una partita di merda che non conta un cazzo. Ok, non conta un cazzo sta partita. Però vincere 1-0 contro una squadra di Lega Pro dove potevi vincere 4-5-6-0. A me questa cosa non mi va bene. E del gioco di Sarri, ragazzi, non si è visto una sega. Una sega. E quest'anno c'è da preoccuparsi, c'è da preoccuparsi. Io sono molto preoccupato. Perché se la stagione non dovesse andare come dovrebbe andare, secondo me è un fallimento. Matuidi è scandaloso, è scoordinato e non vedo l'ora che se ne va subito fuori dai coglioni. Mandzukic si è visto che è entrato senza voglia di giocare. Addirittura ha tenuto con la mano sinistra la fascia di capitano perché nessuno la voleva. Nessuno la voleva. Si è messo a correre a raccogliere margherite con la fascia da capitano. Dai. Che schifo, ragazzi, che schifo. Se giochiamo così a Parma sabato, ce la mette sia le mani nei capelli. Ma c'è anche da preoccuparsi. Cioè, che schifo. Contro una squadra. C'è 1-0 con la squadra di Lega Pro. Vabbè, dai, ragazzi. Sono deluso. Sì, sono deluso perché mi aspettavo il grande gioco di Sarri. Il grande gioco di Sarri che non è venuto, non è arrivato. Ma dove cazzo vogliamo andare? Ma a Istanbul, con questa squadra vogliamo andare a Istanbul. Ok, che è una partita che non conta un cazzo, ma con una squadra del genere vogliamo andare a Istanbul. E il mercato, ragazzi, è chiuso. Il mercato è finito. È finito. Mettetevelo in testa, mettetevelo nella zucca. Mettetevelo nella zucca. Ormai non credo più a nessuno. Ormai sono arrivato a un punto che non credo più a nessuno. Tutto quello che dicono sono tutte cazzate. Quindi, ragazzi, iscrizione al canale. Iscrizione al canale, fino alla fine. E come sempre, forza Juventus. C'è da piangere, ragazzi, c'è da piangere. Io, se l'annata dovrebbe andare come non dovrebbe andare. Salteranno tante tante di quelle teste. E il primo è il signor Pjanic e il secondo il signorino Bernardeschi che se non esplode quest'anno, l'anno prossimo è il primo insieme a Pjanic a fare le valigie e andare fuori dal cazzo. Oltre a Paratici e Agnelli, eh. Bella ragazzi.